per favore, cresci libera. E non solo un invito, ma è un programma di vita, un programma coraggioso di vita che Matteo Corradini riporta nel suo testo Luci nella Shoah e che fa luce appunto nelle tenebre della violenza dei campi di concentramento, dell'olocausto. Questa storia di luce ambientata a Terezin inizia così. Nei ghetti e nei campi di lavoro i nazisti permettevano agli internati di scrivere e ricevere lettere. Ogni giorno centinaia di missive venivano preparate per essere spedite e altre centinaia venivano distribuite. Noi diremmo che è una scelta dettata dalla bontà? No. Non era una scelta dettata dalla bontà, ma dall'idea che lo sterminio dovesse essere veloce e quasi invisibile, senza intoppi o problemi. Guardate a cosa arriva la cattiveria dell'uomo. Volevano che accadesse in fretta e contemporaneamente che le cose fossero fatte in maniera precisa e accurata, come si fa in una fabbrica moderna. I nazisti sapevano che la disorganizzazione e il caos fanno sprecare tempo. Speravano anche che le persone terrorizzate possano comportarsi in maniera poco controllabile. Possono impazzire, cercare di fuggire oppure organizzarsi per combattere e resistere. Tanto non c'è più nulla da perdere. Perciò, insieme all'organizzazione degli arresti di massa, dei treni che trasportavano gli ebrei, dei campi di concentramento e di sterminio, c'era un secondo tipo di organizzazione che toccava la mente delle persone. Questo è diabolico. Alcuni gerarchi nazisti erano molto astuti nel lanciare il messaggio giusto al momento giusto. Decisero che si doveva nascondere ciò che stava accadendo dietro una grande menzogna. Cioè bisognava truccare quel che stava avvenendo con grande falsità. E la falsità era questa. Agli ebrei non stiamo facendo troppo male. Sono imprigionati, sì, ma li trattiamo bene, soprattutto quelli tra loro che hanno dimostrato valore nella società, perché sono intellettuali o eroi di guerra, artisti o uomini d'affari. Gli ebrei che venivano deportati dovevano credere in ogni momento che quel che stava accadendo, per triste e drammatico che fosse, non sarebbe mai peggiorato. Era come se venissero spinti giù dalle scale, però un gradino per volta. E ogni volta facendo credere loro di trovarsi sull'ultimo scalino e che di lì in poi nessuno sarebbe caduto più in basso. Mi fermo qui. Perché vedete come lo sterminio dei nazisti non era solo il frutto di una ideologia politica, per quanto, come dire, pazzesca fosse, ma era proprio il frutto di una organizzazione sistematica, di una persecuzione e di uno sterminio che voleva appunto far apparire buono ciò che buono non era. Ci vediamo domani per continuare anche a riflettere su questa lettera di un anonimo che abbiamo iniziato a leggere oggi. Ciao!